Minasan, konnichiwa, salve gente, bentornati su Alusan, il Giappone a 327 gradi. Dopo un po' di tempo, oggi vi torno a parlare di feste tradizionali giapponesi. Questa volta è il turno dei Seijin no Hi, letteralmente la giornata dei maggiorenni. Un giorno dedicato interamente a tutti quelli che raggiungono la maggiorità entro il 1° aprile dell'anno in corso. Per chi li fa dal 2 in poi, per gli altri si aspetta l'anno successivo. Età maggiore che ricordo in Giappone scatta appena compiuti i 20 anni, almeno fino ad oggi, perché dall'anno prossimo ci sarà un cambiamento, abbassando l'età a 18 anni, come da noi in pratica. Sì, il Parlamento ha approvato tempo fa una riforma che vede l'abbassamento dell'età legale da 20 a 18 anni, cosa che scatterà appunto dal 1° aprile del 2022. Uno si potrà sposare dopo i 18 anni, votare o fare dei mutui, ecco anche questo. Per l'alcol, sigarette e gioco d'azzardo invece bisogna aspettare sempre i 20 anni. Pazienza. Ma questa è un'altra storia, lasciamo stare la burocrazia. Oggi mia intenzione è farvi conoscere bene questo Seijin no Hi. Il Seijin no Hi è una giornata festiva ideata per celebrare e incoraggiare verso nuove responsabilità tutti i giovani che raggiungono la maggiore età. Questo si festeggia il secondo lunedì dell'anno, che nel 2022 cade il prossimo lunedì 10, domani in pratica, data stabilita in seguito al progetto Happy Monday, che ha stravolto un po' le festività giapponesi durante l'anno, posizionandole in modo da creare ponti con altre festività e weekend lunghi, ma per appunto fare delle lunghe feste. La data originale fu instaurata di preciso nel 1948 e vedeva il giorno cadere il 15 di gennaio. Ma questo non significa che la festività non esistesse prima, eh. A dire il vero, troviamo sue tracce durante il periodo Nara, tantissimi, tantissimi secoli fa, con il nome di Genpuku, una cerimonia giapponese storica che ha preso spunto dai cinesi della dinastia Tang, ideata per il passaggio da bambino ad adulto. Ad ufficiare il tutto era un anziano membro della società e il rito era principalmente destinato agli aristocratici. La donna al tempo non vantava chissà che status, era esclusa da molti ruoli, perciò erano più gli uomini a celebrare questo importante rito rispetto alle donne, ma ciò non significa che fosse esclusa, eh. E l'età poteva variare da poco più di 10 anni, 11, 12, fino a 17, 18, 20, sì, già da poco più di 10 anni qualcuno veniva introdotto al magico mondo degli adulti. Prima si veniva considerati ancora dei wakashu, cioè diciamo dei giovani, giovincelli, anche se il termine veniva utilizzato anche per indicare ragazzi interessanti per fare determinate cose. Atti sessuali, diciamo prostituti che si dedicavano sia agli uomini che alle donne, ma direi un argomento che va trattato in un altro video. Quella dell'età e di chi poteva accedere o altro, comunque sarà una cosa variabile in base al periodo. In questo rito svolto in genere durante un giorno di luna piena presso il santuario del proprio kami, patrono, si cambiava il proprio nome. Da uno d'infanzia ad un adulto. Poi si cambiava l'abbigliamento, l'aspetto come un nuovo taglio di capelli e ricadevano delle nuove responsabilità sull'individuo, come sposarsi, ricevere ranghi e mansioni. Si otteneva anche un cappello detto kammuri, quasi sacerdotale. Le donne invece ricevevano una gonna con delle pieghe detta mogi, si annerivano i denti, questo detto ohaguro, altra cosa interessante che tratterò sicuramente in futuro, toglievano le sopracciglia, si truccavano e legavano i capelli. Notate, c'era un rigido sistema di etichette sul come presentarsi e comportarsi. Durante i periodi successivi, con l'emergere della classe dei samurai, il rituale iniziò ad essere di uso più comune e qui invece si donava un elmo da samurai come
capo durante la cerimonia, oltre a ricevere un'armatura e una spada. E nel periodo Tokugawa l'età era molto variabile, in base a se c'erano dei disordini oppure no, se era una situazione calma. Si decideva di ritardare il Genpoku per non mandare dei bambini inesperti al macello in battaglia. Ma, come detto, la cosa finì per toccare anche altre classi e i metodi finivano per cambiare da zona a zona, regione a regione. Si vedevano anche in alcune zone gente indossare dei fudoshi, una sorta di perizoma per uomini. In altre invece si diceva: se sei in grado di cacciare un cervo, puoi definirti un uomo. Se sei in grado di raccogliere tutta quell'erba, puoi definirti un uomo e bla bla bla. Ma direi basta parlare del passato. Forse mi sono dilungato un po' troppo e non volevo, sinceramente. Ritorniamo al presente e a questa nuova forma, per così dire. Cosa si fa durante il Seijin Nohi? Si tiene una cerimonia detta Seijin Shiki presso un ufficio locale, tipo un municipio, oppure una palestra organizzata per l'occasione, dove vengono invitati i ventenni. Qui i funzionari governativi tengono dei discorsi di incoraggiamento e responsabilità verso i nuovi adulti, e distribuiscono anche dei piccoli doni, e perché no, se ci scappano anche dei piccoli intermezzi di intrattenimento. Quindi una festa più da comunità, diversa da noi che invece i 18 anni vengono festeggiati in intimo tra parenti e amici. Per l'occasione le ragazze sono solite indossare un kimono formale, con maniche lunghe e colori sgargianti, detto furisode, oltre al tradizionale sandali simile a infradito detti zori. Se ho capito bene, si trattano di abiti molto difficili da indossare, anche costosi, sì, quindi spesso si noleggiano e presso un salone o altro la gente viene aiutata per indossarli. Gli uomini invece dovrebbero indossare degli hakama, un abito con una gonna pantalone, se così si può definire, pantalone gonna, vabbè, spero di aver reso l'idea, ma c'è chi invece preferisce vestire abiti occidentali più formali. Fatto ciò, una volta preparati per bene, tocca scattarsi tante foto, e una volta che fa tutta questa faticaccia, è giusto prepararti, un album intero ci vuole. Poi c'è chi preferisce recarsi in un santuario insieme ai parenti per celebrare la cosa, mentre chi invece decide di andare a festeggiare da qualche parte con amici, che ne so, in un locale a mangiare e bere, o perché no, in un parco dei divertimenti. Certe volte gruppi di ubriachi hanno anche causato un bel po' di problemi per l'occasione. Comunque, il giorno della celebrazione può subire delle variazioni in base alle regioni. In alcune zone, causa maltempo, tipo forti nevicate, si decide di posticipare la cosa durante un'altra festività. Anche perché mettete qualcuno che ne so, studia fuori città, deve ritornare al proprio paese e le condizioni non sono delle migliori per viaggiare. Sinceramente, adesso, ora, con le preoccupazioni causate dal Covid, non so come si sono attrezzati per la cerimonia. Anche perché, come detto, sono giorni dove la gente si tende a raggruppare e ci sono molte cose da tenere d'occhio adesso. Immagino ci siano le giuste precauzioni, mi piacerebbe tanto saperlo. E va bene, gente, direi che quello che dovevo dire riguardo a questo Seijin Nohi l'ho detto. Il video termina qui. Anche questa volta spero di avervi fatto conoscere qualcosa di nuovo e di interessante. Come sempre, vi consiglio di dare uno sguardo alla seguente vignetta che compare qui sopra per contribuire alla crescita del canale. Mi raccomando, gente, confido in voi, so che mi posso fidare. E niente, vi saluto, ci vediamo alla prossima. Matane!